Massimiliano Geri, si sono riaperte le porte anche del Sisi. Raccontaci l'emozione di tornare a calcare l'erba dell'impianto, dello storico impianto di Banditella. E per voi l'emozione è doppia, perché comunque avete il vantaggio rispetto ad altri sport che con buona probabilità si comincerà anche a gareggiare, no, in partita molto presto. Sì, beh, certo, sicuramente dopo 3 mesi a casa, rinchiusi, oppure allenarsi in salotto, nel giardino, appunto, sotto casa, è stata dura, ma finalmente ritornare in quello che è casa nostra veramente è ancora più bello. Quindi subito tutti i giocatori sono venuti, anche appena riaperto le porte dal lockdown, a sistemare proprio l'impianto, a tagliare l'erba, a mettere a posto la terra rossa, proprio per la voglia di giocare. E ovviamente anche per fare un po' di test sui vari protocolli da seguire, che non è stato proprio semplicissimo il primo giorno, però appunto con le mascherine, gel e quant'altro, ci fa un po' strano, però ci stiamo adattando a questa nuova situazione. E appunto saremo, se tutto va bene, dipenderà anche dal Consiglio federale, che è proprio oggi, e da tutti i passaggi che servono per arrivare a, appunto, avere la data finale, dovremo indicativamente ripartire il 14 giugno con il campionato. Iniziare, anzi, perché non abbiamo mai iniziato noi. Hai accennato ai protocolli, alle nuove norme che stravolgeranno, comunque modificheranno parzialmente o sostanzialmente il vostro sport, almeno per quest'anno. Non so quali sono le cose, diciamo, che vi sono state consigliate, alle quali dovrete attenervi, rispetto, no, diverse rispetto al modo di giocare il baseball tradizionale. Beh, noi abbiamo il vantaggio che il nostro sport non è uno sport di contatto, quindi già questo ci dà modo di mantenere, diciamo, le distanze sociali. Le uniche criticità, tra l'altro lo dico anche in qualità di presidente dell'associazione dei giocatori, che ho contribuito personalmente a compilare una parte del dossier inviato al ministro Spadafora, sono state proprio quella di evidenziare varie criticità di contatto. Ad esempio l'arbitro e la vicinanza dell'arbitro e ricevitore a casa base, ovviamente sono state mandate tutte queste problematiche al Ministero, che insieme al CONI e al Governo hanno stanziato poi tutte quelle che sono le linee di guida. Quindi noi non abbiamo grossi problemi, se non alcune piccole modifiche, non tanto su per quanto sia l'igienizzazione delle mazze, dei guantini, dei caschetti, all'utilizzo del materiale personale piuttosto che quello di squadra, ovviamente dove è possibile. Però più che altro nei gesti involontari, ecco, magari quella è l'unica modifica al nostro gioco, come sputare. Io sono un lanciatore, quindi ogni tanto succede che mi posso leccare la mano, e chiaramente questa cosa non è che la faccio pensando, però in questo momento dovrò accendere la testa e fare quello sforzo in più per dire ok, non è il caso di farlo, anche perché esistono sanzioni sia disciplinari sia penso economiche, questo non lo so ancora. Ultima battuta, visto che comunque, come abbiamo detto prima, il vostro focus si è spostato ancora più là di una semplice fase 2, come per altri sport che hanno ripreso ad allenarsi ma non hanno ancora ben chiaro di quando torneranno a competere. Per voi invece l'obiettivo, insomma, è già fissato su una data, campionato di Serie B. Raccontaci, insomma, le novità e cosa vi aspettate da questa stagione, partita in maniera un po' anomala e tribolata, ma che magari potrebbe, insomma, regalare grandi soddisfazioni. Beh, allora intanto c'è da dire una cosa, che la federazione ha fatto delle scelte secondo me molto sensate, che sono state quelle di togliere la retrocessione per quest'anno a tutti i livelli, mantenere le promozioni, e ovviamente poi ha fatto una serie di interventi a livello burocratico ed economico, quindi togliere tasse gara e quant'altro per non gravare sulle società che già essendo uno sport purtroppo minore non è che navigano nell'oro, quindi dobbiamo un pochino fare in casa nostra. Con tutti questi vantaggi ci prepariamo a affrontare a tutti i livelli, quindi dalla 1 alla 2 di softball, alla Serie B, Serie C e quant'altro, un campionato ridotto sicuramente,
che non ha la valenza di un campionato vero e proprio, ma forse proprio per questo da non sottovalutare, da usare come un grande allenamento estivo che ci deve portare alla fase, la vera fase 2, che è quella dell'uscita dall'emergenza, che per noi è il 2021, secondo me, dove veramente vedremo gli sponsor se vogliono rimanere o no, se hanno veramente subito una crisi. E a Livorno noi siamo stati molto fortunati perché abbiamo avuto alcuni partner che non ci hanno abbandonato e hanno capito la situazione di mantenere la presenza di una realtà storica che fino a dicembre stava per chiudere tutto, invece siamo qua più forti che mai. Chiaramente ci apprestiamo a avvicinarci a una stagione, come ho detto, molto corta, che può dare occasione ai ragazzi giovani e a piccoli nuovi innesti di crescere senza pressioni, con un nuovo manager che è Davide Dominici, e questo ci può dar modo di proprio di iniziare un percorso completamente nuovo, probabilmente dare finalmente uno stacco col passato che Livorno negli ultimi 10 anni non è stata proprio bene, ecco, diciamo così. Quindi forse è proprio il momento di prendere il buono e di cogliere l'occasione di ripartire nel senso lato della parola, ecco.